scusate la voce, però mi piace il cambialotta, così di essere volontario, ma questo diceva anche Gesù, quello di essere al servizio di tutti gli altri, e abbiamo bisogno sempre più di persone che guardino un altro come colui che deve essere servito, no? E tutte le associazioni di volontariato sono sempre per questo mondo. Io devo sempre ringraziare, ecco, per quello che fate nel silenzio e nel offrire il vostro tempo, che Dio vi renda merito di questo. Partendo proprio dal Vangelo, gli ultimi sono coloro che dobbiamo mettere come primi, mai i primi come primi, però questo non è più tempo di lupi solitari, oggi c'è sempre più bisogno di persone che si sentano non singoli, ma dentro una comunità, dentro una famiglia, nel aiutare l'uno e l'altro nella necessità. Quindi diciamo questo segno che ricorda tutto l'impegno che ognuno di noi dà. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi non rimettiamo ai nostri debitori. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo figlio nato dalla Vergine Maria hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e compi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli che si offrono per il soccorso dei fratelli. Riempili del tuo spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa, benedicendo questo segno di questa sollecitudine l'uno per l'altro. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.